Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per far vedere come creare un server in Minecraft con Amaci. Senza Amaci non funziona un cavolo, ho visto tanti video, però non funziona niente. Allora, per prima cosa dovremo scaricare Amaci, che ho messo in descrizione. Scusate, intanto apro il server così. In descrizione in un mio video, intanto ne sto caricando un altro. Questo qui. Eccolo qua. Ok, che eccolo qui. No, ci dovrebbe essere in teoria. Non funziona. Bene, non ci sta. Bene, non ci sta. Non ci sta. Non ci sta. Forse sta di qua. Allora, proviamo. Molto probabilmente sta di qua. Non sta neanche di qua. Fantastico. Vabbè, vi metto la descrizione. Ho caricato su. Come si chiama? Non mi ricordo. Oddio. Mediafire, ecco. L'ho capito su Mediafire, però non lo vedo più. Cioè, qui ci stavo una volta. Però, quindi ci serviva Amaci. Questo file qua, appunto. Java. E che troveremo sul sito ufficiale di Minecraft. Ecco qua. Quindi per poterlo scaricare, seguite. Oh, scusate, Minecraft.net download. Ok. Quindi andiamo qui su download here. E dopodiché andiamo sul file.jar. Quello exe non funziona mai. Quindi, ok. Poi in successione la mettiamo in una cartella e la chiamate come vi pare. Dopodiché, intanto lo faccio anche io così. Dove sta? Allora. Vabbè, io intanto lo faccio in una cartella chiamata server tutorial. Con la cartella ovviamente. Poi siccome sta ancora scaricando il file.jar, non il jar, l'ha fatto, cioè, quindi lo copiamo e lo incolliamo qui dentro. Dopodiché lo andremo ad aprire. Diventerà tutto blu. Ok. Cosa cacchio è successo? Funziona. Di nuovo. Era un piccolo bug. Vediamo se sta ancora registrando. Sì. Ok, era un piccolo bug di sistema, probabilmente. Quindi andiamo sulla nuova cartella e lasciamo così. Una volta che sia aperto, andremo qui e facciamo. Ah no, questo è l'altro, scusa. Ok, una volta che sia aperto si vedrà automaticamente. Andiamo sul file EULA e scriviamo EULA true. Poi faremo salva. E ok. Dopodiché andremo sul file.server e lo chiuderemo. Poi riapriamo il file.jar. Facciamo solo che carica perché sto facendo altre cose e non voglio disturbare. Ok, e lo lasceremo qui fare tutte le sue cose. Okay. E qui aspetteremo, dovremo solo attendere. Nel frattempo andiamo a scaricare il nostro programma Amaci che dovete, una volta aperto, lo dovete scaricare, è un piccolo file exe. Poi dovete cliccare qua e vi farà registrare. Ci porterà via 3 secondi. Poi votate rete, crea una nuova rete, la chiamate come vi pare, mettete la password che vi pare, mettete un'altra password che vi pare. Ma per la password deve essere uguale.
facciamo creare. È già in uso, fantastico. Così? Va bene, perfetto. E lo lasciamo così. Dopodiché andiamo qui sopra e facciamo copia indirizzo più 4. E nascondiamo. Una volta che ha finito, che quindi era DOM, nascondiamo e andiamo su. No, questa scala era sbagliata. Sulla cartella andiamo sul server e mettiamo su server IP che non trovo qui. L'IP v4 che abbiamo copiato da Maci. Game mode sarebbe survival e comunque creativa. Noi faremo salva e andiamo di nuovo qui e lo chiuderemo semplicemente scrivendo stop. Perfetto. Dopodiché andremo sul browser e apriremo la gestione del modem. Poi andremo su port mapping, che adesso ho su Telecom Italia, poi è analogo, praticamente analogo per tutti per tutti i modem. Adesso scriveremo un nome che ci piace, uno a caso, poi IP mettiamo uno di questi disponibili. Porta esterna e porta interna 25565, 25565. Tipo di porta facciamo prima TCP e UDP, oppure soltanto all. Io ho fatto UDP e TCP e poi faremo attiva. Dopodiché abbiamo quasi finito il procedimento, perché ci basterà semplicemente avviare appunto il nostro piccolo come si chiama? Launcher, che adesso io non l'avvio perché ho già fatto l'altro procedimento, avvio l'altro, quello con l'altro server. E lo apro. Questo è il Google Lens. Ok. Se si apre. Ok, e lo nascondiamo. Dopodiché andiamo sul OPS e scriviamo il nostro nome di Minecraft. Ok, e poi facciamo X salva. In questo modo sarete occupati e quindi potete fare tutto. Dopodiché scrivete slash op al vostro nome. Infatti, open you 311. Se volete oppare anche i vostri amici, fate appunto il nome, per esempio, che ne so, ciao, prova. E poi oppi però oppi e un attimo solo che carica, ecco, oppi ci abbiamo, perfetto, mi ci dirà che non esiste, però dopodiché nasconderemo questo e andremo sul nostro bellissimo aggiungi server, metteremo l'indirizzo di Adonamaci, faccio ctrl, ci abbiamo fatto ed eccolo qui. Ah, un'altra cosa per far scrivere qui sotto primo server, quello che volete, andate qui su server e Minecraft server lo cancellate e scrivete un'altra cosa. Ok, poi per far partecipare a questi amici andate su rete, basta dice andate su rete, partecipate all'esistente e mettete l'id della rete, in questo caso ASD FGH JK L O 222 è la password che avete messo, che avete scelto, non fate partecipare. Ok, il proprietario, vabbè, ok, lo sappiamo già. E poi dopodiché dovranno andare su Minecraft e inserire il vostro IP di Amaci, ovvero quello che avete copiato, 25.136.27.67. Poi un'altra cosa importante anche. Per modificare le persone massime che possono entrare dovete andare su Max Player, se lo trovo. Ecco qui, e mettete quello che vi pare, fino a 999 di più. Se no non lo fa, non so, perfetto. Poi ci sta la whitelist che non vi consiglio se non vi fa problemi. Banned Player e Banned IP.
Poi, se volete caricare un mod che avete già fatto sul giocatore singolo, vi basterà andare su Start e cercare Esegui. Scrive percento update percento ok, andare nella cartella punto Minecraft saves e cercare il mondo che volete, copiate questi dati e poi lì, poi quelli, poi andate di nuovo sulla cartella, andate su World, cancellate quelli che ci sono, fate elimina e poi fate incolla tutto questo con il file.jar chiuso. Dopodiché riaprite il file.jar, andate su Minecraft, fate multiplayer, aggiorno e eccoci qua. E questo è il mio server che avevo già fatto vedere nel precedente video. Eccolo qui, molto tutto carino e potete partecipare. Bene, il video finisce qui e alla prossima.